Dio, che caldo che fa. Non si può stare qui, giuro. Mi sono messa il ventilatore qui, che così non faccio scenate. Ok. Mi dispiace per questo vento. Allora, ragazze, ciao. Benvenute in un nuovo video. Scusate se ho i capelli sconvolti, ma fa troppo caldo e tenere la frangia con tutta questa umidità mi gonfia i capelli in maniera incredibile. Io sono molto arrabbiata per questo. Comunque, benvenute in un nuovissimo video. Svuota tutto delle scarpe, si continua. Sono stata molto entusiasta dell'ultimo svuota tutto, quello di ieri. Cioè, sembra che è passata un'eternità. E ho deciso di farvene un altro, che è la seconda parte. Non so perché mi dona pochissimo questa gonna. Mi piace un sacco questo abbinamento, però vabbè, se ne parlerà in un altro video. Per cui ho deciso di farvi un altro svuota tutto, sempre continuando con le scarpe. I prezzi sono interessantissimi, le scarpe sono interessantissime, i prezzi sono microscopici perché ahimè io ho determinate esigenze di svuotamento. Dopo un po' di tempo le scarpe comunque si rovinano. Partiamo subito. Senza tagli e senza giochi di parole. Allora, queste ho deciso di metterle a 2 euro. Sono dei sandaletti praticamente nuovi, di prima donna, numero 41, argentati, vanno con tutto, vanno bene con tutto. Cioè, qualche buon'anima faccia sacrificio e li acquisti, perché sono bellissime e io non posso capacitarmi che siano qua. Numero 41, 2 euro. Andiamo avanti veloce, e così. Numero 37. Mi ricordo bene, sì, Made in Spain, sono queste zeppine color camel, molto carine, sono di Weekend Max Mara, anche se purtroppo è tipo stato coperto da qualcosa, non so se notate, comunque qua c'è scritto Weekend Max Mara e poi devono essere state proprio, è stata tolta la cosa che c'era sopra, ovviamente era qualche articolo campionario, comunque sono delle Weekend Max Mara, non so dirvi altre informazioni, se non che sono il 37 e che sono in super super promozione a 13,90 euro. Sono leggermente segnate qua nella parte del piede dovuto al camuscio, per questo motivo hanno questo prezzo interessantissimo, perché per delle Max Mara, insomma, ci siamo capiti. Sandaletto basso numero 36, prima donna. Guardate che carino, bianco e cobalto, con tutti i laccetti qui. Numero 36 viene 1,50 euro. Mi raccomando, scrivetemi sempre i prezzi. Stivale antipioggia, gambale alto, fantastico, della Decathlon. Numero 40, 3 euro, nuovo praticamente, bellissimo. Per quest'inverno quando piove, fantastico. Poi... prima donna, ve l'avevo già fatto vedere, scherzavo, sandaletto nero di motivi numero 36, super polveroso perché lì sotto covo di polvere, numero 36, super carino, così con quella parte qua così, ok, quando comincio a dire così porta male, costano 1,50 euro. Poi... anche questi ho deciso di metterveli in promozione ad 1 euro, sono in pelle, l'unica cosa, l'esterno è perfetto essendo di pelle, numero 37 vintage, bellissimi, ok, l'unica cosa all'interno purtroppo con l'età si è scrosticchiato, però si può tranquillamente sistemare essendo fuori impeccabile ed in pelle, 1 euro. Tronchetti, oddio, c'è la polvere, numero 37, molto molto carini questi, hanno, parte la polvere, che non dovrebbe vedersi, però vabbè, lì sotto fanno polvere, ve l'ho detto, ogni 3 giorni c'è polvere, dopo io non sono una che fa le polveri tutti i minuti, quindi, e copelle più camoscino, numero 37, sono praticamente pari al nuovo di Calliope, e costano soltanto 3 euro, sono già un nuovo arrivo autunnale, però mi svuota tutto. Hogan originali, questo non ve l'ho mai fatto vedere. Ho deciso queste qua, ve le faccio vedere, sono originali, sono ancora tenute bene, nonostante siano comunque un pochino vissute, e ho deciso di mettervele a 15 euro, il costo è irrisorio, il numero è 38,39, su 38 siamo più tranquilli, sono originali 15 euro, al di là della polvere, tutte di pelle ovviamente, molto molto carine, 15 euro ragazze, prezzi pazzi dell'estate. Bata numero 37, vera pelle anche queste,
tutto a parte la suola sotto, quindi sono in pelle rosse, sono a 2,50 euro, è un 37 con una calzata abbastanza piccola, ve lo dico. Quindi se siete più 37 e mezzo vi vanno piccole, cioè stringono, devono lasciarsi un po' andare. Numero 39, ecopelle, Footspring, décolleté col tacchino, molto molto vintage, 50 centesimi. Ma perché non mi fai aria, maledetto? Stivaletto antipioggia blu, Primark, nuovo con etichetta, numero 37 blu, bellissimo. Fatto modello Chelsea, blu scuro lucido, molto carino con i cappottini, non diffidate, 2,50 euro. Sono qua nascosta a cercare scarpe. Sembro un criminale. Allora, Vera Pelle, numero 37. Cercando di capire, ok. 2 euro. Slip-on ritonata. Oddio, ho dato un calcio al... l'ho spento, ma stiamo scherzando. Numero 41, tronchetto. Anche questo perfetto per l'autunno. Lo metto in sconto a 4 euro, numero 41 in ecopelle, in ecocamoscio con questo coso, con questo piercing, chiamola così. Facciamo tutte, tutte, tutte scontate, wow, fantastico. Queste sono scarpettine numero 37, décolleté, con tutto il pizzo. Ok, tacco super alto, 2 euro. Molto fighe. Sneakers numero 38 in tweed, ok, 2,50 euro. Giuro che sono 50 gradi. Quanto abbiamo parlato? Pochissimo, devo arrivare almeno a 10 minuti. Anche queste mi hanno stufato. Sono anche incastrate, perfetto, bellissime, ma perché sono ancora qua? Non è possibile. Numero 40, francesina di prima donna, meravigliosa. Ok? 2 euro. Vediamo se trova qualche proprietaria. Una bellissima francesina di questo genere. Col tacchino buttata lì così. Zeppa marrone, testa di moro. Numero. Cioè, ve la posso dire il numero. Sarà un 39? Sarà che sono rincoglionita che non lo vedo. Mi penso che sia della Sisley, numero... È tagliato strano, non si vede. Presumo numero 39. Mi darà magari l'ok la proprietaria che guarderà questo video sicuramente. Quindi dovrebbero essere un 39 della Sisley, queste zeppine qua, color testa di moro, 1 euro. Dovrebbe essere 39. Altra francesina con le nappettine, bellissima anche questa, in ecopelle ovviamente, numero 37, condizioni quasi perfette, pari al nuovo, con la parte qua super simpatica, numero 37, 2,50 euro. Che prezzo c'è di prezzi così, veramente? A volte dico, boh, ho dei problemi anch'io. Poi. Janet. Qua c'è pure la scatola. Allora, sono delle scarpe molto carine dei Sabot, numero 39 in pelle, ovviamente Janet e Janet, guardate la meraviglia, e questi sono a 7 euro. Sono dei Sabot vintage, tutti di pelle, meravigliosi, numero 39, leggermente vissuti nella parte interna, però ancora perfetti. Cioè, guardate che meraviglia, con il jeans, con la parte qua in pelle e il camoscio. Il camoscio, vedete, è un po' scurito, per questo motivo sono a questa cifra qua, stupidina, ma semplicemente perché o uno lo ha un prodotto apposta per poter pulire il camoscio, se no si è un po' annerito, che devo dire, l'età. Perché poi sono ancora bellissime, cioè per me 7 euro è un affarone. Poi sono collassata, basta. Spero di avervi dato più o meno tutti i numeri, ma ho dei dubbi. Delle ultime che sono super belle, probabilmente di pelle, ma non c'è dato sapere, ma
ne parlavo con una mia cliente, se non fossero di pelle sarebbero già disintegrate. Queste sono spettacolari, numero 38 Bordeaux di Sisley. Fanno un piede, ragazze, queste, che è una meraviglia, cioè per chi ha il 38, con questo tacchettino qua di questo bellissimo color Bordeaux che potete usare tranquillamente anche in autunno con degli abitini e anche delle calze magari ricamate. È strabello. Strabellissima e probabilmente appunto in pelle, se no sarebbe disintegrata, e viene in promozione 8 euro. Fantastica, numero 38. Niente, devo chiudere. Devo chiudere perché sto per morire. Vi faccio vedere anche questa borsetta che non c'entra nulla con lo svuota tutte le scarpe. E questi sandali che sono il 36 di Bershka. Questi sono bellissimi. Color nude, praticamente nuovi, sono a 2,50 euro. Tessuto, sono in tessuto tra l'altro, sono strafighissimi. Molto molto belli, particolari perché sono in tessuto. E raramente ci sono le scarpe in tessuto. Poi vi mostro questa borsettina qua vintage in tipo paglia, non è paglia, non so che cos'è, questo materiale qui, avete capito, col coso così di legno, e viene un euro così, visto che era lì abbandonata e visto che... Ok ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. A breve ci sarà anche la terza parte perché ne ho ancora una, parte da farvi, ma adesso devo proprio abbandonarvi perché fa troppo caldo. Ci vediamo nel prossimo video, spero di avervi fatto compagnia. Ciao! Che trucco pesante che ho oggi.